Hey everyone, I'm super excited for this next episode because this is not gonna be a typical episode of Dining on a Dime. This is gonna be different. Mauro Secondi, who is one of the premier pasta makers in Rome and therefore the entire world, is going to teach me how to make pasta at his place, Pastificio Secondi, which supplies some of the finest restaurants in Rome with pasta. We're gonna make cacio e pepe ravioli. Cacio e pepe, of course, that delicious dish which you've watched in the previous episode, and ravioli, which is the stuffed pasta. We're gonna combine it into one thing, which is very exciting for me, a lifelong pasta lover. So to have Mauro take his time to teach me how to make pasta is a big honor. I can't wait, and I really hope you enjoy it. Hi. Hi, benvenuto, buongiorno. Grazie, grazie mille. Come, how do we start? Questo praticamente è un'interpretazione della cacio e pepe tradizionale. Abbiamo aggiunto, per creare la farcia, della ricotta di pecora, del pecorino romano DOP, pecorino romano, un uovo, uovo e il famoso pepe. Pepe che è stato tostato in padella e poi è stato macinato. Okay? And this will be inside a ravioli. Il mio raviolo. All right. Ricotta. Ricotta in the bowl. Pecorino romano. Pecorino romano, sheep cheese, sheep milk cheese. Un cucchiaino di pepe. Smell that pepe. L'uovo è l'elemento che lega naturalmente il prodotto, è un addensante naturale. Mano, giro, the mixing machine. E quest'altro. E dobbiamo simulare il lavoro che farebbe una macchina. L'impasto deve essere omogeneo. Going great. Feels very cold and lumpy. Great. Great. Yeah. Holy. Fantastic. Oh! Ah, Mauro, you're killing me. Prendiamo farina di grano tenero. Ok. Fondo tenero. Facciamo una fontana. La fontana deve essere ampia in modo tale che le uova che si rompono dentro. Uovo. Ok. Non bisogna mai toccare le uova con le mani. Ok. È antigenico. Ok. Prendiamo un tarocco e dobbiamo iniziare a ribaltare l'impasto. Dobbiamo simulare come se fosse un'azione meccanica dell'impastatrice. Scrape, squash. Okay. Bravo. Get this stuff. Complimenti. Thank you. Grazie mille. Bravo. Ok. Ok, lo assumiamo, dai. Inizia a fare la piega in modo tale che qui si chiude l'aria. Mai schiacciare, ma deve essere un tocco molto semplice. Yeah. Una gamba, da guarda, look me, okay. Seguimi, seguimi. Mai guardare le cose, ci iniziamo a muovere delicatamente, in modo tale che poi arriva l'impasto in modo omogeneo. La danza della pasta. La danza della pasta. Yeah. Mai schiacciare, mai più con forza, soltanto scivolare. Cambia sempre mano, bravissimo, chiudi e sposta. Il mattarello si tiene sempre in questa posizione. Metà dell'impasto, schiaccio e vado avanti. Lo inizio a susciare, non schiaccio, giro. Le mie mani vanno a chiudere. Posso toccarti? Allarga le gambe. Ok. Devi respirare qua. L'impasto deve stare più vicino a te. Da qui in avanti, ok? Vai. Bravissimo, bravo. Bisogna sempre tenere la forma in modo corretto. Very important, this circularity. Ok? Ok. Lovely. Questo si chiama crozet. E questo è un artigiano che lo fa a mano. È rimasto l'unico. Sono bellissimi. Queste si vedi le spighe del grano? Che rappresenta la fertilità nice. E la buona fortuna. What e questo this? È il mio simbolo. That's your symbol. Cool. Prego. This one? Vai. Ok. Taglia. Taglia. I think I do need my own signature here. Lucas. This is harder than it looks. It's very sticky. Pretty good. I'll work on it. Guarda. Twist Stringo. It up a little more. Got it. Metto pressione. Oh, that's a lot. One, two, three, doink. One, two, three, doink. Okay. Look me? Yes.
E adesso facciamo un movimento per togliere l'aria. Ci sta? No. Tre dita. Qui ci vuole un pochino di forza, perfetto. Ok. Stefano Mal. Beautiful. Una, sì, praticamente li facciamo un'altra volta un po' di pressione. Make sure the seal is nice and tight, eh? This is nice. That's finished? It's finished. Oh wow! E adesso li andiamo a cuocere. Just washing my hands here. Did my pasta dance. I felt at one with both Mauro and my pasta and the world. So I gotta say, I'm feeling pretty good right now. L'acqua deve essere abbondante, leggermente salata e deve bollire fortemente. La pasta fresca ha bisogno di movimento, di muoversi in acqua. Got it. It's kind of like me. Es como yo. Bre. I need a little salt, a lot of water, I need to move around. Mm-hmm. Ogni tanto li farei prendere il giro. And they're dancing, they're moving. It's a hot tub. How do you know it's done? È totalmente cambiata, te lo dice la pasta. L'uovo inizia a modificarsi a 37 gradi. Vedi com'è cambiata totalmente, look. Si è totalmente modificata, ha inglobato acqua e con la cottura l'uovo si è praticamente cresciuto, si dice. È cambiato di forma. Così? Ok, ci siamo? Buon appetito. Buon appetito. Grazie. Mm-hmm. Fantastic, splendido. Vero? So good. These would stand well on their own, tossed simply with some olive oil. But the guanciale, the pork cheek, adds a nice smoky dimension to the dish. Cacio e pepe is usually just pecorino romano, sheep's milk, cheese, and pepper. But in order to have a ravioli, obviously, you need to have something to put in the ravioli. So there was a mixture with the ricotta, salty romano cheese, and then that ripeness of the freshly ground black pepper. It's really delicious. I really hope you enjoyed this episode of Dining on a Dime with Mauro at Pastificio Secondi. Yes. If you'd like to watch more, please click here.